Ben ritrovati alla liturgia del giorno 25 luglio 2020. Oggi è sabato della sedicesima settimana del tempo ordinario e oggi celebriamo la festa di San Giacomo Apostolo. La prima lettura è un grande affresco, un grande passaggio di come gli apostoli storicamente comunichino la parola che salva. Tutto questo lo possono fare soltanto esponendo la loro vita. Avete capito bene, no? Senza esporre la propria vita non è possibile comunicare la parola di Dio, perché la parola di Dio parla il linguaggio dell'annunciatore che si mette in gioco per essa. E così è la prima parte fino al versetto 12. Dal versetto 13 in poi, che noi leggiamo fino a 15, ecco che viene descritta che cosa? Viene descritta la fede del ministro, ho creduto perciò ho parlato, quindi di fronte alle difficoltà, alle persecuzioni per la parola e alle tribolazioni, non viene meno, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi, cioè e ci libererà da tutte queste cose ponendoci accanto a lui insieme con voi. Perché? Perché tutto è per voi. Perché accresciuta la grazia in molti, faccia abbondare l'inno di ringraziamento per la gloria di Dio. Il Salmo 125, molto bello, inserito nei Salmi delle Ascensioni, diciamo che ha una morale molto semplice, e cioè quella che è soltanto con la grazia del Signore che si potrà, fare un vero raccolto. Ma questo raccolto passerà attraverso anche la fatica, i dolori, le prove. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Ed è lì che torna il sorriso quando il Signore ristabilisce le sorti di Sion, anche se nell'andare se ne va piangendo. Il testo del Vangelo di Matteo che ci è proposto oggi è quello della richiesta inopportuna, cioè quello di stare alla destra e alla sinistra del Signore. Un testo molto interessante che cercheremo poi di collocare con attenzione. Adesso però lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme. In quel tempo si avvicinò a Gesù la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: "Che cosa vuoi?" Gli rispose: "Di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno." Rispose Gesù: "Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?" Gli dicono: "Lo possiamo." Ed egli disse loro: "Il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato." Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono quei due fratelli, ma Gesù li chiamò a sé e disse: "Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di essi e i capi lo opprimono. Tra voi non sarà così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo, come il figlio dell'uomo che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti." Il testo della Seconda Corinti, scelto per la festa di San Giacomo, descrive la dinamica storica dell'annuncio esposta dall'Apostolo Paolo. Dopo aver parlato dell'illuminazione ricevuta direttamente da Dio per annunciare il Vangelo in 2 Corinti 4:6 e aver detto che gli Apostoli sono contemporaneamente posti a capo e a servizio, noi siamo vostri servitori a causa di Gesù, perché posti da Gesù in questa condizione, 2 Corinti 4:5, ecco che non tengono il posto del Signore, eh? Noi non vogliamo spadroneggiare, signoreggiare sulla vostra fede, ma sono stati donati gli apostoli e i fratelli come collaboratori della loro gioia, perché il fondamento unico è quello del Signore Gesù.
Dopo questa premessa, dunque, in questi versetti, 2 Corinti 4, 7, 15, Paolo descrive a due riprese lo sviluppo dinamico e storico della predicazione. Gli apostoli vivono il ministero nella fragilità, i vasi di Creta. La potenza è tanta, ma deve apparire che non è una risorsa personale, ma dono di Dio a vantaggio di tutti, perché così si comprende che la grazia è per tutti, altrimenti sarebbe solo per chi ce l'ha, cioè per quelle brave persone che sono così capaci. Per portare l'annuncio del Vangelo, gli apostoli però devono esporre le loro vite, mettere in pericolo rispetto al rifiuto degli uomini la loro esistenza concreta. Per questo in loro tutto ciò produce la morte, le tribolazioni, le contrapposizioni e tutto il resto, ma in chi li ascolta, cioè in chi riceve la parola credendo ad essa, la vita. Il Vangelo infatti può arrivare agli uomini soltanto attraverso predicatori che, esponendo la loro esistenza concreta per annunciarlo, lo fanno risuonare per cosa veramente è: parola di vita. D'altronde, permettetemi questa osservazione, se l'annunciatore è il primo a non credere in ciò che annuncia, chi lo dovrebbe ascoltare? Dopo aver esposto questa dinamica comunicativa del Vangelo in 2 Corinti 4, 7, 12, Paolo passa a mostrare l'esperienza di fede degli apostoli stessi. Dinanzi alle difficoltà, Paolo non si perde d'animo, ma confidando nel Signore, ripone il suo sguardo, al di là delle prove dell'esistenza presente, su ciò che non passa. Fondando il suo atteggiamento sulla risurrezione di Gesù Cristo, per i frutti copiosi di ringraziamento che si elevano dai fedeli che hanno accolto la parola che fruttifica in loro. Il Salmo 125 canta l'intervento di Dio ed è sempre così: nell'andare se ne va e piange portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia portando i suoi covoni. Il testo del Vangelo di Matteo, che abbiamo oggi, Matteo 20, 20, 28, è divisibile in due quadretti: la richiesta inopportuna e l'esperienza apostolica con Gesù. L'esperienza inopportuna è contenuta nel testo di 20, 20, 23. In questo caso è la madre dei figli di Zebedeo che intercede per i figli. E io mi chiedo, ma che bei discorsi si saranno fatti a casa, eh? Nel testo di Marco la madre non appare. Gesù ha annunciato che andrà a Gerusalemme per instaurare il suo regno. Forse è scappato a Giacomo e Giovanni qualcosa dell'esperienza del Tabor che viene interpretata con canoni umani di grandezza. Ecco allora la madre dei due figli che ha messo insieme le cose, andando dal maestro per fare l'ultimo pasto. Ho già i tuoi due ministri per il tuo regno, i miei figli. La reazione degli altri apostoli però è sulla stessa falsariga: ci volevate fregare? E certo, sempre così. Quando il registro è il potere, la logica di rapporto tra gli esseri umani è quella della sopraffazione. Per questo Gesù ribadisce con chiarezza che è necessario un altro spirito per seguirlo. Volete diventare grandi? Bene, allora prendete esempio da me, la figura dello schiavo che serve. Questo il vostro modello. Giacomo imparerà questa lezione. Anche noi possiamo impararla, lasciandoci convincere dal Maestro che la vera grandezza può essere solo quella tracciata da Lui. Tutto il resto è così effimero che passa presto, come le nostre illusioni. Abbiamo finito anche oggi e io vi auguro una buona giornata.